Riconfermato sindaco con voto plebiscitario, l'avvocato Bernardo Lodispoto, candidato con la lista Margherita Migliore 2.0, si è imposto col 69,30% dei voti, pari a 4.400 consensi, contro la sfidante Grazia Gagliotta, sostenuta dalla lista Forza Margherita, che ha ottenuto invece 1.949 preferenze, pari al 30,7%. Ed è tempo di conoscere l'assetto del nuovo Consiglio Comunale, composto da una maggioranza che già si fregia di un piacevole primato, quello della perfetta parità di genere raggiunta. Sono infatti 6 le donne e 5 gli uomini eletti nella lista Margherita Migliore 2.0, guidati dal sindaco Bernardo Lodispoto. Salvo ricorsi dell'ultimo momento, eletti Grazia D'Amato, la più suffragata con 854 preferenze, un voto in meno per Salvatore Piazzolla, 768 voti invece per Elena Muoio, 434 per Margherita Leone, 421 per Savino Tesoro, 411 per Salvatore Lattanzio, 399 per Stefania Ballarino, 387 per Salvatore Ricco, 383 per Francesca Santobuono, 336 per Giuseppe Diella e 301 per Vanessa Natola. Eletti per l'opposizione nella lista Forza Margherita, oltre alla candidata sindaco Grazia Gagliotta, anche Giovanni Leone, Francesco Pestillo, Vittorio Emanuele IV e Rosalba Bufo. Ed ora subito al lavoro, riferisce il primo cittadino, non solo per proseguire il proficuo lavoro di questi anni, ma per procedere verso nuovi obiettivi. Si pensa all'avvio di progetti già finanziati come l'ospedale di comunità, casa di comunità e centrale operativa territoriale. Questo intanto il commento a caldo del sindaco Lodispoto. Noi la pensavamo già questa vittoria, non in questi termini al 70%, perché abbiamo lavorato benissimo in questo primo mandato e quindi diciamo la gente ha creduto alla nostra impostazione, al lavoro che abbiamo svolto, anche se abbiamo avuto 2 anni di epidemia, ha creduto tantissimo nel nostro lavoro, nella nostra affidabilità e nella nostra serietà, per cui questo lavoro lo continueremo così come abbiamo fatto nei primi 3 anni o 5 anni e daremo comunque più convinzione al nostro operato sulla base del consenso così forte che ci ha dato il margheritano, i nostri margheritani. A meno di 24 ore dalla riconferma della fascia da sindaco, questa mattina presso l'aula consiliare di Palazzo di Città, la proclamazione ufficiale del rieletto primo cittadino e della nuova squadra. Domenica 21 maggio invece l'avvocato Lodispoto e tutti i candidati di Margherita Migliore 2.0 ringrazieranno i cittadini salinari con un comizio che vedrà la partecipazione anche del governatore Michele Emiliano e del presidente dell'ANCI Antonio De Caro, sindaco di Bari.